Dal circolo fotografico di Villarotta, al circolo culturale Torre, alla Proloco, e tutti insieme abbiamo pensato di valorizzare un racconto del maestro Losi che ci è sembrato doveroso, perché noi come Empi cerchiamo di non dimenticare mai chi, diciamo così, o durante la battaglia resistenza o nel periodo della guerra ha sofferto, diciamo così, in quel tragico periodo lì. Ringrazio anche a tutti, diciamo così, quelli che ci hanno dato le foto, che sono stati entusiasti, e quindi c'è stata anche una certa mobilitazione da parte dei luzzaresi. La mostra non è, diciamo così, c'è anche delle foto che vengono dal comune di Rolo, che c'erano gentilmente concesse, però esistono nelle case ancora testimonianze e fotografie in abbondanza, e si potrebbe magari un domani anche allargare la mostra, farla solo sulle, diciamo così, sulle persone di Luzzano. Il maestro Losi legge un suo scritto, poi leggerà una poesia, uno scritto del poeta del Po, che è Ode Scaini. Dunque preferisco leggere, perché a parole così mi emozionerei e non finire che dopo non riesco a trovare più il filo del discorso. Mondine, cliente di casa nostra. Dopo la pubblicazione del libretto dove parlo dei nostri caduti della resistenza, sentivo dentro di me il dovere di pagare ancora un debito. Sentivo il dovere di parlare delle due mondine del ragazzo morti in seguito a un mitragliamento aereo nell'estate del 1944, al ritorno dalla risaia. In realtà erano alcuni anni che il ricordo del tragico episodio si agitava nella mia mente e suscitava in me il desiderio che qualcuno lo ricordasse, lo riportasse alla memoria di noi luzzaresi, che parlasse di loro, di lui, della loro morte al ritorno da una campagna di lavoro. Nel mio ultimo anno di insegnamento, prima di firmare la domanda per essere collocato a riposo, sono andato a rovistare nell'archivio della scuola, per portare via qualcosa di me, di quando ero scolaro, per rileggere i giudizi che le maestre e maestre avevano dato di me ancora ragazzino sui registri di scuola. Quella scuola che mi ha visto prima e dopo nelle sue aule per tanti anni. Nel contempo ho passato alla fotocopiatrice alcune pagine di quei registri. Ho scorso e riletto i nomi dei miei compagni, alcuni purtroppo ormai scomparsi per il passare degli anni. E ho accertato, lasciatemelo dire, che lodevole era stato il mio comportamento e il mio profitto. Era il caso di compiacersene. Qualche sorpresa, al contrario, me l'hanno in verità riservata certe annotazioni a fianco di ogni nominativo dell'elenco di classe. Di fianco a ogni nome, il numero, tutti in belle cifre, della tessera di fascista, senza che nessuno di noi l'avesse richiesta. E certe indicazioni sullo stato sociale di ciascun alunno. Tu sei benestante ricco e qui lo annotiamo perché a tuo onore si sappia. Tu sei povero e lo registriamo come marchio che segni la tua vita. In un attimo mi si è affacciato alla mente il mondo di quegli anni, di quei tempi, dell'anteguerra, del primo dopoguerra, il mondo che ho conosciuto di povertà, di miseria,
di lavori precari, di stenti, di preoccupazioni economiche vissute giorno per giorno dalle famiglie, di uomini costretti a migrare, di ragazzi costretti al lavoro anzitempo. Ho letto i nomi dei miei compagni, dicevo, su quei registri, ed ecco in fondo l'elenco, proprio nell'ultima riga, per il cognome che portava, Viola Armando, protagonista nella classe di alcuni episodi significativi della nostra vita di scolari. È morto quindicenne a causa di un mitragliamento al ritorno del lavoro in risaia. La risaia, il lavoro in risaia che vedeva partire le nostre donne all'inizio dell'estate, costrette a lasciare le famiglie per integrare con la loro paga il misero bilancio familiare, e con loro qualche volta partivano anche giovani ragazze. Mia madre è stata anche lei una mondina. Presa dall'idea di vedermi conseguire un diploma, per alcuni anni si è recata alla Monda per potermi pagare i libri di testo e le tasse scolastiche dell'istituto, parificato ma non statale. E questo fino al ritorno dal servizio militare e i miei primi stipendi. Con questi ricordi, col pensiero rivolto a tutte le vittime della guerra, delle guerre e dei morti sul lavoro o per cause di lavoro, dichiariamo io e voi aperta questa nostra piccola ma significativa mostra. Ringraziamo il giovane Ghiacci Davide che si è prodigato a illustrare il mio racconto in oggetto, cioè la morte di tre lozzaresi per causa di guerra. Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione della mostra perché la gente di casa nostra potesse essere ricordata, e in particolar modo Franco Scarlo, che col suo attivismo riesce a coinvolgere varie persone e associazioni. Caini, che ogni volta mi sorprende con la sua creatività, è scritto in dialetto, spero di riuscirci. Poi c'è la traduzione in italiano. Anche perché sono un po' emozionato. Li mondini, gli è sempre stati calcolati una cieca, e pensare che era una brutta vetta. Sempre smultenti e moi a zudù, par quattro palanchi, che inghiano i suoi valori. Sempre in acqua a bocca bassa, che il giovon quasi accucava il nas. In dal faltra pianta pasindre, ogni tanto cascava a sparindre. E al padron sempre taga al cul, che pareva un quadro al mio. A mesdè rise fasoi, alla sera fasoi e ris. A lei le rattaia, in la nota un qual pioc, tra il corpo e camminava. Alla fine della campagna, quando arrivava alla stazione, prima di la famiglia a Gravelli Bottigher, che avanzava. Chi che mandava si a fare una buona campagna. Bravo. E poi c'è quel librettino che io ho scritto, per il quale sono ispirato questa mostra, e ringrazio Mario Sottili che con qualche così accenno a quel tragico episodio mi ha dato la possibilità di scrivere qualche parola, forse con qualche imprecisione, perché l'unico testimone era lui, insomma. Ad ogni modo, adesso guardate la mostra, c'è anche un quadro due dei miei, vi lascio libero di girare per la mostra. Compiaciuto, sono imbarazzato, nello stesso tempo compiaciuto di aver potuto, di aver rinsaldato tanti rapporti umani che si erano un po', come dire, col tempo, vero? Mi sono sentito circondato da tanta simpatia e da tanto calore, e vorrei ringraziare un po' tutti, insomma, chiedendo scusa se, insomma, non c'è quella perfezione che io avrei voluto. Ad ogni modo, guardate, io questi... alla fine io le memorie le intitolate ricordi di uno scolaro, perché quando è cominciata la guerra io avevo 9 anni e ho visto morire il mio maestro in quarta elementare, ho visto morire un ragazzo, un soldato deportato davanti ai miei occhi, ammazzato dalle SS tedesche,
e alla fine nel 1945 è morto il mio zio che aveva 3 anni solo più di me, quindi che era cresciuto con me come un fratello, insomma. Per cui alcuni mi chiedono, ma questi ricordi, sono ricordi che sono rimasti nell'animo che hanno provocato dei traumi. Io ho cercato di usare nello scritto un tono piuttosto più misto, così evocando gli avvenimenti vissuti in prima persona. Non è che ho fatto un trattato così scritto in modo audio. Ho usato un tono dimesso ricordando quei tragici fatti. Spero che il libro, come devo dire, sia di vostro interesse, che lo leggiate.